Le reazioni al glutine sono patologie tra loro molto diverse e possono essere l'allergia al grano, la malattia celiaca e la sensibilità al glutine non celiaca, sulla quale esistono però delle ricerche in corso. Non tratterò qui della prima, che essendo una forma allergica non segue un percorso gastroenterologico. Celiachia e sensibilità al glutine sono termini piuttosto comuni, a cui però non corrisponde un'altrettanto diffusa conoscenza, soprattutto riguardo i comportamenti alimentari da seguire. Se chi soffre di celiachia infatti è generalmente ben informato, lo stesso non si può dire per gli altri, i familiari, gli amici, i conoscenti, che magari si trovano ad invitare a cena un paziente celiaco e non sanno cosa cucinare e quali precauzioni adottare. Innanzitutto è importante chiarire la differenza fondamentale tra celiachia e sensibilità al glutine. La prima è una enteropatia, cioè una malattia dell'intestino, scatenata dall'assunzione del glutine, ma che non necessariamente si associa a disturbi evidenti che compaiono subito dopo il consumo di questa proteina. In passato si pensava che la celiachia potesse essere riscontrata solo nei bambini, ma da tempo sappiamo che questa malattia può insorgere anche in età adulta e riguarda circa l'1% della popolazione italiana. Non si tratta solo di persone magre, con la diarrea o anemiche, ma anche di persone in sovrappeso o senza alcun apparente disturbo. Talvolta, infatti, i celiaci accusano tipici disturbi gastrointestinali. Altre volte invece possono soffrire tra l'altro di anemia, di osteoporosi precoce, di problemi ostetrico-ginecologici o psichici che non hanno in apparenza nessuna connessione con la patologia di cui invece sono espressione. Alcuni, per finire, non lamentano alcun disturbo o alterazione ematica. Questa varietà di manifestazioni può rendere particolarmente complessa la fase della diagnosi, effettuata solo mediante una biopsia duodenale che evidenzia le alterazioni della mucosa intestinale, preceduta dalla ricerca degli anticorpi antitransglutaminasi tramite prelievo di sangue. Del tutto diversa è la situazione di chi soffrirebbe, e qui il condizionale è d'obbligo, visti gli studi in corso, di sensibilità al glutine senza però essere celiaco. In questi casi, consumare alimenti a base di glutine produrrebbe dei disturbi intestinali, quali gonfiore addominale e tendenza alla diarrea, ma anche cefalea, parestesia agli arti inferiori o mente annebbiata, che non si associano ad un danno intestinale rilevabile, come invece nel caso della celiachia. In entrambi i casi, comunque, la dieta senza glutine è la soluzione al problema, anche se completamente diverso è l'approccio da tenere. I celiaci infatti non hanno alternative. Abolire il glutine per loro è un imperativo. Rispettando la dieta, la malattia viene tenuta completamente sotto controllo e le complicanze prevenute. In tutti i casi, la celiachia infatti comporta un danno anatomico alla mucosa dell'intestino, mantenuto dal consumo, anche minimo e saltuario, di glutine. Questo danno, grazie ad una dieta corretta, regredisce completamente. Del tutto diversa è la situazione di chi soffrirebbe di sensibilità al glutine. In questi casi, consumare alimenti a base di glutine produce dei disturbi che non comportano un danno all'organismo. La dieta priva di glutine è consigliata, ma solo per evitare il disturbo. Fare un'eccezione e concedersi una pizza non avrebbe gli stessi rischi per la salute che ha per un paziente celiaco. Ma in cosa consiste la dieta priva di glutine, che, come detto, è fondamentale per i celiaci e importante per chi ha sviluppato una sensibilità al glutine? Noi specialisti di gastroenterologia forniamo tutte le indicazioni del caso ai nostri pazienti. Ci siamo accorti però che mentre i pazienti hanno maturato una grande consapevolezza circa la dieta a cui attenersi, sono i non pazienti a nutrire ancora molti dubbi e falsi miti sulla celiachia e dintorni.
ascoltare i consigli di un dietista può essere quindi molto utile per tutti.